La mia stella è una stella fra tutte le stelle, una fiamma sempre accesa, un sorriso fra la gente. La mia stella è una carezza sulla pelle, la mia stella è veramente la più bella. La mia stella è la speranza, dentro l'anima, finalmente so cos'è quella luce che c'è in me. No, no, paura no. Allora che cos'è? Io le devo del rispetto. Ti posso chiedere un favore? Dimenticati per un attimo del rispetto. Te ne prego. Vedi, stasera mi sento molto solo. Ho bisogno di un po' di compagnia. Ti sei divertita oggi? Tanto. Non avevo mai visto la bambina ridere così. Le è piaciuto molto. Sì? Sì, ha voluto andare dappertutto. Era così eccitata. Ha fatto diversi giri sulla giostra, poi sulle automobilini che si scontrano, nel castello dei fantasmi. A un certo punto ha avuto un pochino di paura, ancora molto piccola. Dopo siamo andati al cinema. Abbiamo visto un cartone animato molto carino. Anche lì si è divertita. Poi Enrico voleva portarci a mangiare, però sapevo che Teresa aveva preparato la torta e non volevo offenderla, così abbiamo mangiato tutti insieme in cucina. Mi hanno cantato buon compleanno e abbiamo tagliato la torta. È stata una bellissima giornata. Sono molto contento. Enrico ha avuto una buona idea ad invitarti ad uscire per festeggiare il tuo compleanno. Di tanto in tanto hai il diritto di distrarti e di stare un po' allegra. Sì, sì, hai ragione. Teresa e io ridiamo tanto a sentire i suoi discorsi. Mi ha detto che è innamorato di te. Lo sapevi? Beh, io non ci faccio molto caso perché sa anche lei com'è fatto. Lui scherza continuamente. Certo. Ma ti piace? Come? No, chiedevo se ti piace, se ti attrae. No. Sei forse innamorata di un altro? Perché mi domanda questo? Beh, devi sapere che la cosa mi interessa. No, ti chiedo scusa. Scusami tanto, non ho nessun diritto di chiedertelo, davvero. Non ho nessun diritto di indagare sui tuoi sentimenti, perdonami. Comunque sono molto contento che ci siamo incontrati qua, perché volevo... Perché sai, io ti ho comprato una cosa per il tuo compleanno. E, beh, volevo dartela mentre eravamo soli e spiegarti il perché di questa scelta. Davvero, è per me? Certo che è per te. Apri. Molte grazie. Non doveva, è un regalo troppo bello. Io so che tu sei credente. T'ho sentita mentre stavi insegnando a pregare a mia figlia. Io ho pensato che questo poteva essere un modo per ringraziarti. Non c'è bisogno di ringraziarmi, io
Io lo faccio con tutto il cuore. Quella sera mi è piaciuto come le parlavi. Mi sono commosso e te ne sono riconoscente. È molto bella. Vede, io ho chiesto a Dio e alla Vergine di concedermi una grazia immensa. Te l'hanno concessa? Solo a metà. Beh, chissà che un giorno non arrivi anche il resto. L'hai chiesta molto tempo fa? Sì, molto tempo fa. Vuoi che ti aiuti a metterla? Sì. Dai a me. È veramente molto bella. Di a me. No, no, ecco fatto, girati. C'è riuscito? Sì. Stellina. Dentro che da un momento all'altro potrei esplodere. Com'è andata l'altro giorno con Gianluca? Gli ho prescritto le solite compresse. Più che altro per giustificare le mie visite, ti pare. Ma credo che gli servano più i consigli che gli sto dando. Quali consigli? Beh, gli ho detto che la cosa migliore era che rinunciasse a ricordare il suo passato e cercasse di costruirsi una nuova vita. Gliel'ho detto anch'io tante di quelle volte. Ma niente da fare, è diventata una vera ossessione questa sua ricerca del passato. Vuole riportare a galla quello che gli ho nascosto. Beh, l'ultima volta credo di averlo quasi convinto, perché alla fine mi ha dato ragione. Dici davvero? Mm-hmm. Sì, sì, gli ho detto che sono rari i casi di amnesia in cui non si recupera la memoria e che è assurdo cercare dei ricordi che prima o poi torneranno da soli. Sì, d'accordo, però lui si ricorda di una donna. Ed è lei che vuole trovare. Non è che l'abbia riconosciuta, ma c'è qualcosa in Stellina che lo attrae. Gli ho anche detto che quella ragazza che è convinto di ricordare esiste soltanto nella sua immaginazione e che è molto meglio credere a una realtà tangibile che a una fantasia. Non vorrei sbagliarmi, ma credo che il nostro amico non sia del tutto contrario a ricominciare una nuova vita. Però con lei, non certo con me. No, non essere così pessimista. No, no, Giulio, no. Non mi parla. Cerca sempre di restare solo con lei, capisci? La protegge, la difende. Le ha persino affidato la bambina. E io ho le mani legate, non posso fare assolutamente niente. No, mi pare che tu ti stia arrendendo, non ti riconosco più. Sì, lo so, ma che cosa posso farci? Non mi restano molte alternative. Posso soltanto minacciarla. Ed è quello che faccio continuamente. Ma se sarà necessario, potrei passare dalle minacce all'azione. Eliminarla. Ecco quello che dovrei fare. La bambina sta ancora dormendo. Sarà stanca dopo la giornata di ieri. Certo, poverina. C'è una tazza di caffè anche per me, Teresa? Sì, sì, l'ho appena fatto. Sta attenta, perché è ancora bollente, sai? Mi siedo volentieri. E quel crocifisso? Me l'ha regalato Gianluca. Che? Sì, siediti, Teresa, un sacco di cose da raccontarti. Oh, mamma mia, mi lasci a bocca aperta. Ieri sera ci siamo incontrati in terrazza. Davvero? Sì, proprio così. Io ero lì e improvvisamente è arrivato lui. E allora la mia prima reazione è stata quella di scappare. Ma lui mi ha fermata e mi ha detto: perché scappi sempre? Hai paura di me, forse? Ah, Teresa. E tu che gli hai detto? Io non sapevo cosa rispondere. Sì. Non sapevo più nemmeno dov'ero. Ero così confusa. Poi
Poi ha cominciato a farmi delle domande, come era andata la passeggiata di ieri e se mi piaceva Enrico. Ah, allora è geloso, eh? Sembrava arrabbiato. No. No, 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 era tranquillo. Bene. Non era arrabbiato. Continua. Ha tirato fuori la catenina, me l'ha data e mi ha detto che me la regalava per aver insegnato a pregare alla bambina. Ah. E poi mi ha detto: permetti che te la metta al collo. Ero così emozionata, Teresa. E te l'ha messa al collo? Sì. Mi ha agganciato la catenina. Poi ha cominciato ad accarezzarmi le spalle. Mi ha stretta a sé, pronunciando il mio nome, capisci? Mi ha abbracciata, mi ha abbracciata. Mia. E poi? Poi sono scappata e mi sono chiusa in camera mia. Ma come sarebbe? Non è successo altro? Vuoi dire che è finito tutto lì? Sì, naturalmente sì. Io ero così confusa, sapessi, non capivo più che cosa facevo. Avevo le mani gelate, sentivo la testa che mi girava. Ero così emozionata, come se fosse la prima volta. Ah, Teresa, come lo amo. Sì, lo amo tanto, ancora sì, più di lo prima. Lo so, lo so. Ti rendi conto? Se mi fossi fermata, sì, lui mi avrebbe abbracciata e baciata, capisci? Ah, ne sono convinta. Però dovrei stare molto attenta, cara. E perché? Pensa se Mirella dovesse sorprendervi insieme, sarebbero uguali. Ah, cosa vuoi che mi importi di Mirella? Come? No, non mi importa che se ne accorga. Quello che mi preoccupa è che succeda qualcosa a lui. Ma no, Stellina, no. Invece devi fare molta attenzione. Io di quella donna ho una grande paura, sapessi? Mi terrorizza. Figurati se... Se è disposta a sopportare... Che Gianluca la piantinasse un'altra volta. Non è da lei, per carità. Devi stare attenta. Secondo me è capace di fare qualsiasi cosa. Ne sono sicura, qualsiasi cosa. Una catenina d'oro con una croce, signora. Gliel'ho vista quando mi è passata accanto in corridoio. Forse è un regalo del signor Enrico. Oh no, non credo, perché le ha mandato dei fiori. E neanche di Teresa, perché mentre ero in cucina che parlavo con lei, mi ha detto che le avrebbe fatto un dolce, perché non aveva tempo di andare in giro a comprarle un regalino. Da parte della bambina ha avuto un profumo. Mm-hmm. E allora chi le ha regalato la catenina? È proprio quello che mi domando anch'io. È per questo che sono venuta a informarla. Volevo che sapesse quello che sta succedendo qui. E perché, c'è qualcos'altro? No, però era mio dovere informarla. Dopotutto è stata lei stessa ad ordinarmelo. Ascolti, è indispensabile che lei cacci quella ragazza. Se fossi al suo posto, basta non... Basta adesso, per favore, basta. So io quello che devo fare. Adesso mi lasci sola. Va bene, mi scusi. Gliel'avrà regalata lui. Devo saperlo. E se è così, quando? Quando gliel'ha data? Avanti. Permesso. Oh, è entrato il sole in quest'ufficio. Ho visto il signore che andava via in macchina. Sa se tarderà molto? Sì, penso di sì. Deve vedere un cliente. Perché? Perché volevo approfittare della sua assenza per pulire, se non la disturbo. Tu disturbare? Ma no. Sono felice di averti vicina, sono estasiato. Vorrei che fosse così tutta la vita. Non è un po' troppo? No, non ridere, parlo sul serio. Guarda che ho già scritto a mia madre. Le ho detto che una bella argentina mi ha fatto perdere la testa e che prima o poi mi metterà una corda al collo. Già, però le sue sono soltanto fantasie. No, per favore, mi lasci. Lo sai che tu mi piaci da morire. Va bene, ma adesso mi lasci andare. Dimmi che mi vuoi sposare. Cosa? No. Sì, voglio sposarmi con te, portarti in Uruguay, avere 3, 4, 5, 6 no, bambini. No, ti prego, dimmi no, che sì, è ti prego. Non scappare, per favore, aspetta un attimo. Lasciami vedere come ama un uruguaiano. Non ci tengo affatto a saperlo. Senti che musica. Ehi, sai ballare il tango? Io? Sì, tu. No. Ma come? Una come te non sa ballare il tango? Vieni, ti insegno. No, dai, no. Vieni qui, non farti pregare, sul coraggio. Non è difficile, che... devi solo lasciarti guidare. No, un'altra volta, tu, magari adesso no. Cosa mi devi mettere? Il braccio intorno alle spalle, sul coraggio, il braccio sì. Alle spalle? Così. Ecco, e adesso devi muovere i piedi come li muovo io. E guarda in basso, non, su, guarda. Non ci riuscirò. In basso. Oh, mio Dio. Che stai facendo? E non crederei che... Credo quello che vedo, ecco cosa credo. Aspetta un attimo. No, ti sbagli. Vuoi uscire, per favore? Ti
ti posso spiegare tutto. Che cosa vuoi spiegare? Non c'è bisogno di spiegazioni. Hai abusato della mia fiducia, ecco tutto. Stai usando il mio ufficio per fare i tuoi comodi. No, aspetta. Questo è il mio ufficio, non un rifugio per incontri amorosi. Ma no, sei in errore. Ma quale errore? Ho visto tutto, ho visto benissimo. Cos'altro c'è da dire? Insomma, mi vuoi ascoltare? Capisco perfettamente com'è andata. Sono uscito e tu pensavi che non tornassi. Invece arrivo inaspettato e cosa vedo? Che tu abbracci quella ragazza e stai per baciarla. Ma no, questo non è vero. Ti dico una cosa sola, che non succeda un'altra volta, chiaro? Questo non è il posto per certe cose, non te lo permetto. Se vuoi sedurre Stellina, fallo fuori lì. Ti prego, smettila di dire stupidaggini, te lo chiedo per favore. Ascoltami. Non avevo intenzione né di baciare né di sedurre Stellina. Stavamo ballando il tango, le insegnavo a ballare, ecco tutto. Cosa? Sì, proprio così, le insegnavo a ballare il tango. Non hai sentito la musica alla radio, stava ancora suonando quando sei entrato. Ma guarda, le insegnavi a ballare il tango. Sì. Devi scusarmi, non è il posto più adatto, lo so che dovrei lavorare e non fare cretinate. Ma che cosa vuoi? Lei era lì, stavano trasmettendo un tango e a un tratto non so che cosa mi è preso. Scusami. E in quanto al fatto di baciare o di sedurre Stellina, magari fosse vero. Magari. Ieri siamo usciti insieme e non si è lasciata nemmeno sfiorare una mano. Ma che dico una mano? Nemmeno un dito. Avevo ancora speranza quando siamo andati al cinema e sai che cosa ha fatto? Sai cosa ha fatto? Ha messo la bambina in mezzo. Peggio di così, non lo so. Ma insomma, sono stata che dai, stupida, basta, cosa ho per fatto? Favore, devi calmarti, smettila, no, hai capito? Non posso e cerca di ripetere non ce la faccio, con calma, perché io non ho capito niente di niente. C'è ben poco da capire, purtroppo. Te l'ho già detto prima, ci ha visti mentre ballavamo il tango, ci ha visti abbracciati, è entrato improvvisamente. No. Sembrava furioso, sapessi, non l'avevo mai visto in quello che stato. Che bella trovata ha avuto questa volta il tuo segretario. Ma che cosa gli è venuto in mente? E lui ti ha sgridata? No, mi ha detto di andarmene, solamente questo, ma con una voce teresa, con una voce che non ti dico. Oddio mio, chissà che cosa immaginerà Gianluca adesso. Non so, ma è facile capirlo. Siamo rimasti lì come due scemi, ancora abbracciati. Stavamo ballando il tango, ti rendi conto? Hai detto che eravate ancora abbracciati? Sì. Oddio mio. Teresa, adesso che cosa farà? Che cosa penserà? E se mi licenzia? Ma figurati se ti licenzia. Vedrai che il segretario li parlerà e chiarirà questo equivoco. Sì, certo, ma Gianluca può pensare che a me piaccia Enrico, perché ieri siamo usciti insieme e adesso io sono sua moglie. Come può credere che io sia innamorata di un altro uomo? Ma no, piccola. Ma che cosa dici? Lui non può sapere la verità. Ma quindi... io la conosco, Teresa. Io so che lui è mio marito. E non posso sopportare che pensi male di me, anche se so benissimo che non ricorda più niente. E adesso che cosa mi dirà? E io cosa gli risponderò? Oddio mio, che confusione ho nella testa. Come va? Oh, buongiorno. E Gianluca? È andato da un cliente. E mi scusi, ma devo continuare a lavorare perché sono un po' in ritardo. È in arretrato perché ieri ha fatto vacanza. Però Enrico, suppongo che ne valesse la pena. Ho sentito che è andato tutto bene. Sì, molto bene. E so che ha regalato dei fiori a Stellina. Sì, e sono contento perché pare che le abbiano fatto piacere. Le piace, vero, quella ragazza? Altro che. Penso che Stellina sarà ben felice di ricambiarla. Che cosa può sperare di meglio? Lei è un uomo intelligente, con un futuro, attraente. La ringrazio. E la cosa è a buon punto? Beh, non proprio come vorrei, perché pensa sempre che io non faccia sul serio. Stellina crede che stia scherzando. Lei non si darà per vinto con tanta facilità. No, naturalmente. So che per conquistare una donna non c'è niente di meglio che la pazienza e la dolcezza. Penso che Stellina sarà ben felice di ricambiarla. Che cosa può sperare di meglio? Lei è un uomo intelligente, con un futuro, attraente. La ringrazio. E la cosa è a buon punto? Beh, non proprio come vorrei, perché pensa sempre che io non faccia sul serio. Stellina crede che stia scherzando. Lei non si darà per vinto con tanta facilità. No, naturalmente. So che per conquistare una donna non c'è niente di meglio che la pazienza e la dolcezza. Sì, lo credo anch'io. Ho saputo che le ha fatto anche un altro regalo. No, se le avessi regalato qualche altra cosa, forse Stellina non l'avrebbe accettata. Sì, certo,
Forse è così, bene. Le auguro di avere molta fortuna. Spero che presto le dirà di sì. Che il cielo la ascolti. Vuole sapere una cosa? L'unico vantaggio è che almeno non ho rivali, ho il campo libero. Signora, devo dirle che sono molto felice che lei conosca le mie intenzioni. Non amo fare le cose di nascosto, lei mi capisce? Certo, e Gianluca lo sa già, immagino. Oh sì, naturalmente, gliel'ho detto subito. Bene, magnifico allora. Conti sul mio aiuto. Io faccio il tifo per lei. Ebbene, con un aiuto simile non posso fallire. Spero che presto festeggeremo il mio fidanzamento. Lo spero anch'io. Così, attenta a non pungerti le dita. E se tu ti pungi, che cosa succede? Se io mi pungo non succede niente perché sono grande. Ma se ti pungi tu, ti metti a piangere. Ah, quando ti ho vista la prima volta stavi piangendo. Io ti ho chiesto perché piangevi e tu mi hai detto che ti facevano male i dentini. Sì, già, perché piango quando mi fanno male i denti e quando sono triste. Capito? Sì. Vediamo. No, non così cucchiate. Come andiamo? Buongiorno. Ciao, papà. Ciao, tesoro. Vado a prendere altri fiori. Sì, va bene, ma sta attento. Chissà se potrai perdonarmi. E perché? Beh, perché questa mattina ho fatto quella scenata. Enrico mi ha spiegato che si trattava di una cosa innocente. Mi è spiaciuto di averti trattata con tanta durezza. La ringrazio, però lei ha il diritto di rimproverarmi. No, non ce l'ho. E poi in fondo non c'è niente di male se voi due vi piacete. Le ho detto che Enrico non mi piace. Beh, forse è ancora presto, ma quando lo conoscerai meglio ti piacerà. Mi sembra così sicuro. No, però credo che sarebbe una buona cosa per te. Perché? Perché so che è un bravo ragazzo, molto onesto. È intelligente. Ha un grande entusiasmo, molta voglia di vivere. Sì, però io... Saprebbe farti felice. E hai il diritto di esserlo. Non vedevo l'ora di dirtelo. Non si può parlare con Stellina, non si può. Ah, no? No, è così nervosa, è ancora più nervosa certo, di me. Lo immagino. Sai qual è il momento che mi ha emozionata di più? È quando mi hai raccontato che dopo averle agganciato la catenina col crocifisso, lui l'ha abbracciata, Teresa l'ha abbracciata, che emozione. Visto che progresso, era ora finalmente. Sì. Ah, ma io te l'avevo detto che sarebbe successo, te l'avevo detto. Ho detto, vedrai che Stellina prima o poi se la toglierà dai piedi, quella megera odiosa. Sono pronta a scommetterci la testa. Non so, io invece ho una gran paura. Paura di quella donna. Perché? Ah, sapessi, ne ho terrore. Secondo me è una vera arpia quella, è una vipera velenosa e che sarebbe capace di... Eccoti qua, Stellina, ho saputo tutto. Felicitazioni, eh? No, non è come tu credi. Come? Ma che cosa dici, Stellina? Per favore, non vorrei mollare tutto proprio adesso che sei arrivata a buon punto. Tu non devi dare retta a questa fifona qua. Ma devi pensare solo ad andare diritta al tuo scopo, che succeda un disastro, che si scateni un putiferio, ma che almeno si chiarisca tutto. No, non posso fare una cosa simile. Ho paura per Gianluca, temo che abbia una ricaduta, che diventi pazzo. Ma cosa dici, Stellina? Perché? Guarda che sta diventando una mania questa storia. Ascolta, tutto quanto andrà a finire come nei film d'amore. Magari fosse vero. Ma certo. Ciao mia cara, ciao. Ciao, Stellina. Stellina, sì? Ricordati bene, eh? Non ti scoraggiare, abbi fede e vai avanti, mi raccomando, non mollare adesso. A domani. Ciao. Beh, quando è così, me ne vado anch'io perché si è fatto tremendamente tardi. Vai. Sì. A presto. Ciao, allora. Arrivederci. Arrivederci, Milena.
Chi vuole da me a quest'ora? Sai, Stellina, non mi sembrava giusto sentirmi nervosa e irritata mentre dormivi placidamente. Così, eccomi qui a farti partecipe della mia insonnia e a ricordarti alcune cosette che, a quanto pare, hai dimenticato. Io non ho dimenticato niente. Per favore, se ne vada. Non voglio parlare con lei. Che ti succede? Sembra che tu abbia la coscienza sporca. Allora, dimmi un po'. Questa catenina, chi te l'ha regalata? Rispondimi, avanti, non fare la misteriosa. È stato Gianluca, non è vero? Sei molto ingenua se pensavi che non me ne sarei accorta. O forse no. Forse l'hai fatto di proposito, per farmi capire che c'è qualcosa fra voi due. Mi lasci, rispondi. Mi lasci stare. Non le dirò proprio niente. Parla. Anche se glielo dicessi non mi crederebbe. Tu dimmelo lo stesso, sentiamo. Molto bene. Ci siamo incontrati in terrazza per caso. E lui mi ha ringraziata e mi ha regalato la catenina per aver insegnato a pregare a Maria Rosa. Ah, sì? Sì. Gianluca mi è grato per questo. Anche se lui non sa che la bambina è mia quanto sua e che per me è una gioia e un dovere insegnargli a credere in Dio. Ah, è stato per questo, ma pensa un po'. Sì, è stato per questo. Anche se lei non lo crede, è la pura verità. Ascoltami, ascoltami, non pensare che io sia una stupida. Ti avverto che terrò gli occhi aperti. Cosa? Tutto quello che farai per rubarmi Gianluca, io lo verrò a sapere. Rubarglielo? Parla di lui come se fosse suo. Sì, è mio, sono io che l'ho strappato alla morte. Se non fosse stato per me, non si sarebbe salvato dall'incidente. Questo la sua vita mi appartiene. E Gianluca lo sa? Certo che lo sa, si capisce che lo sa. Mi è molto riconoscente. E lo sarà sempre per tutto quello che ho fatto per lui. Per lui e per la bambina e per molte altre cose. Ma non lo fa per amore e nemmeno per affetto. Anche non per mi amore, tocchi. Anche per non amore, mi credimi. Tocchi. Mi lasci stare. Il fatto che non puoi sapere. Vuole puoi sapere come si comporta quando si insieme. Le ho detto, Charlie, questo è un non ti ricorda. Io la non la voglio ascoltare. L'avevo detto chiaro non a Teresa che dovevi lasciare in pace Gianluca se non volevi che ti succedesse qualcosa di veramente spiacevole. Lei è pazza, esca subito dalla mia stanza. È un gioco molto pericoloso quello che stai facendo. Non mi sto sbagliando, lei è pazza. Hai ragione, ho compiuto molte pazzie per tenerlo legato a me. Sì, davvero. E non posso permettere che tu mandi all'aria i miei piani. Quali piani? Ma che sta dicendo? Mi faccia il piacere. Guai a te se lo tocchi. Cosa? Non voglio che lo guardi, né che lo tocchi, ma che né che gli parli, niente. E questa roba che ti ha regalato non ti permetto di portarla. Oh, hai capito? Attenta. Guai a te se mi accorgo che non fai come ho detto. E ricordati che sono capace di qualsiasi cosa. Lei è pazza. Gianluca. Gianluca, amore mio. Abbiamo dato disposizioni in merito e contiamo di soddisfare la sua richiesta nel minor tempo possibile. Le spediremo a parte il nostro nuovo catalogo che siamo certi troverà interessante. Bene, e poi la salutiamo molto cordialmente, eccetera. Ecco fatto. Vuoi che la batta adesso? No, 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 oggi pomeriggio, non è urgente. Adesso è già tardi e deve andare a mangiare. Non lo so, a meno che non ti voglia fermare a pranzo qua. Oh no, grazie, non vorrei abusare. Mi dai già un ottimo stipendio. Vuoi anche mantenermi, no? No, figurati, se a volte non ti invito è solo perché sono convinto che la maniera migliore per trascorrere l'intervallo sia quella di uscire di qua, di cambiare ambiente. Sì, certo, sì. Ma vuoi che ti dica una cosa? Mi piace pranzare qui. Teresa cucina in un modo meraviglioso. E poi adoro vedere Stellina andare e venire dalla cucina lavorando. Posso immaginare che sia mia moglie, capisci? Spero tanto che questa fantasia un giorno diventi realtà. Sai chi si è dimostrata molto interessata e d'accordo con la mia scelta? Mirella è stata qui e mi ha fatto un sacco di domande.
Che genere di domande? Mi ha chiesto se mi piaceva Stellina, se tutto procedeva bene, se tu eri informato delle mie intenzioni. E cose così, insomma. Quello che mi ha stupito di più è che se l'è presa a cuore. Mi ha persino incoraggiato a non arrendermi, a insistere per conquistare Stellina. E poi mi ha augurato buona fortuna. Sapessi, mi ha detto un sacco di cose, che sono un ottimo candidato, che Stellina deve ricambiarmi, che non deve perdere questa occasione, eccetera, figurati. Trovo molto strano che Mirella si interessi tanto di Stellina. Sinceramente mi pare che non la possa vedere. E perché dici questo? Non lo so, ma è così. Non conosco il motivo, però... Può darsi che sia gelosa. Un fatto è certo. Ha una vera adorazione per te. E la vicinanza di Stellina, una ragazza giovane e graziosa, può darsi che la renda anche un po' gelosa, no? Non può essere? Sì, può darsi. Può darsi. Ah, sì. Tu lo sai, le donne complicano tutto. Come può pensare che uno come te possa interessarsi a Stellina? Non capisco. Io proprio non ti ci vedo. Beh, ti sembra così impossibile? Ma si capisce. Perché? Stellina è carina, intelligente, tutto quello che vuoi, però il suo livello è molto inferiore al tuo. E una persona come te si interesserebbe a lei solamente per uno scopo, mi sembra chiaro. E la seconda ragione è che lei lavora qui, in casa tua. E tu non sei tipo da commettere simili bassezze. E lei non è una che le accetterebbe. Non te l'ho detto prima perché c'era la bambina e non volevo che sentisse. Ne approfitto ora che sta facendo il sonnellino. Ma è incredibile quello che mi hai detto. Come? Quella donna ha osato entrare nella tua stanza e tu perché gliel'hai permesso? Io non volevo, Teresa, ma ha trovato la porta aperta ed è entrata. Che cosa potevo fare? E allora ti ha minacciata? Più o meno. Mi ha detto che ti aveva avvertita di non so che cosa. Che è successo? Sì, era venuta qua in cucina e mi aveva detto un sacco di cose. Uff, avessi sentito gli insulti e le minacce. Ce l'aveva a morte con te, sì. Mi ha detto che dovevi stare attenta. Io non te l'ho voluto dire per non angosciarti di più. Ne hai già abbastanza. Però guardati da quella donna, eh. È capace di qualsiasi cosa. Fa attenzione. Che situazione terribile, Teresa. Io ero così felice di poter stare con la mia bambina, di vederla crescere, di coccolarla. E adesso tutto si complica. Sì. Dio mio. Credimi quando ti dico che quella donna è cattiva, che ha l'anima avvelenata. Oh, quanto ti odia. Ha un odio incredibile per te. Ti ripeto che devi guardarti da lei, Stellina. Ma come? Davvero, Teresa, come? Devi credermi, cara. Lei pensa che voglia portarle via Gianluca, ma non è così, te lo giuro. È lui che mi cerca, mi parla, che si interessa a quello che faccio. Mi dice cose che mi fanno tremare dalla testa ai piedi. Beh, a questo punto c'è veramente da pensare che si stia innamorando un'altra volta. Teresa, non me lo dire, per favore. Non me lo dire perché sento che il cuore mi sta scoppiando. Ah, mio Dio, se perlomeno... tu potessi dirgli la verità, finalmente, no, sarebbe no, ora. No, Mirella dice che potrebbe fargli del male, non me la sento. Ah, capisco, ma bisogna pur trovare una soluzione. Sì, pensa se quella vipera se ne accorgesse, eh? No, pensa se si accorge che si sta di nuovo innamorando di te senza sapere che sei sua moglie. Ti immagini che cosa sarebbe capace di fare quella donna? Teresa, è una cosa assurda, ma com'è possibile? Dovrebbero essere momenti di gioia, di felicità. Si sta di nuovo innamorando di me, perché devo viverli come se fosse una colpa? Ah, hai ragione, cara, hai ragione. Ma devi avere pazienza. Ho tanta paura, vedi, l'altra sera sono riuscita a respingerlo. Ma se mi abbraccia di nuovo, se mi bacia, io non so che cosa farò. Non so. Ho assolutamente bisogno di parlarti. Tu sei l'unica persona al mondo che può aiutarmi. E io sono disposto a farlo, ma dimmi, sei tanto disperata ad aver deciso di ricorrere a soluzioni tanto drastiche? No, ancora no. Non voglio arrivare a questo. Voglio trovare soluzioni meno rischiose, capisci? E cioè? Vedi, quello che ti chiedo non è così complicato, ma è molto importante per me. Va bene, parla. Io voglio che tu veda Gianluca. Devi riuscire a farlo parlare di Stellina. E questo è tutto, ma ti prego. No, voglio sapere se quello che sente per lei è una semplice attrazione o qualche cosa di più serio. E tu pensi che si confiderebbe con me? Sì, certo, sei il suo medico curante. E poi hai una grande abilità. Sai farlo parlare dei suoi sentimenti senza che se ne accorga. Grazie per il complimento. Però allora non sarei più solo uno psicanalista, ma dovrei adattarmi al ruolo di suo consigliere spirituale. Questo ti costerà il doppio. Mi dirai tu quanto vuoi. È molto importante per me. Mm? Mm-hmm.
Lo sai che ora parla meno del suo passato? Sì, sì, lo so. Prima era un'ossessione, non faceva altro. Mi chiedeva continuamente particolari sulla sua vita. Parlava dell'esistenza di una donna. Io ho sempre negato che ce ne fosse una. E invece adesso non gliene importa più, è strano. Sì, 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 è questo che mi preoccupa. Adesso ha sostituito l'immagine di quella donna che credeva di amare con quella di Stellina, capisci? Senza sapere che è la stessa. Molto bene, tutto fatto. Non ci rimane che togliere quest'ultima investitura. Nicola sarà contento del regalo. Adesso li giriamo dall'altra parte. Così, vedi, questo è il diritto. Ed ecco che abbiamo finito i pantaloni. Vediamo se vanno bene. Ti piacerebbe cucire? Sì. Vuoi che ti insegni? Sì. Bene, allora faremo una cosa. Domani diremo a Teresa che ci prepari un pezzettino di tela. E comincerò a insegnarti anch'io i punti più facili. Sei pantaloni. D'accordo? Sì, domani piacere. Ecco. Ciao. Ciao, papà. Tesoro. Da un bacino anche a me, principessa. Sì. Sì? Che abbraccio caloroso, mamma mia. E questo merita una ricompensa, sai? Una sorpresa. Quale sorpresa? Vieni con me. La posso portarvi un momento? Sì. Scusate. Ciao. Credo che Enrico le abbia portato del cioccolato. Sei molto serio. Che cos'hai? Ti prego, guarda. Perché non parli? Che è successo? Perché non ti sei messa la catenina? Oh. Si è rotta. Si era attorcigliata. L'ho tirata e si è rotta. Non importa. Non devi preoccuparti. Dalla a me. Posso portarla ad aggiustare. Bene, vado a prendere. No, aspetta. Me la darai questa sera. Ci troveremo qua come l'altra volta. Ti prego. La mia stella è una stella fra tutte le stelle, una fiamma sempre accesa. Sorriso fra la gente. La mia stella è una carezza sulla pelle. La mia stella è veramente la pelle.